Bentrovati ad una nuova puntata. Sono stati proclamati a Perugia i vincitori delle 20ª Olimpiadi di Astronomia. L'Istituto Tecnico Tecnologico Statale Alessandro Volta ha coordinato la fase finale della competizione, promossa dal Ministero dell'Istruzione, Società Astronomica Italiana e Istituto Nazionale di Astrofisica, competizione che ha visto in città studenti e docenti da tutta Italia. Sono stati proclamati nell'aula magna del Rettorato dell'Università degli Studi di Perugia i vincitori delle 20ª Olimpiadi Italiane di Astronomia, coordinate nella loro fase finale dall'Istituto Tecnico Tecnologico Statale Alessandro Volta di Perugia. La competizione è promossa dal Ministero dell'Istruzione ed è organizzata a livello nazionale dalla Società Astronomica Italiana e dall'Istituto Nazionale di Astrofisica. Un grandissimo onore per la nostra scuola quello di ospitare la 20ª edizione delle Olimpiadi. Un'emozione che si è alimentata della forza e del coraggio degli studenti che in questi giorni veramente hanno affrontato delle prove piuttosto difficili, si sono cimentati con problemi di geometria, di matematica e hanno dimostrato come sia possibile divertirsi in qualche modo anche attraverso la cultura. I giovani sono l'essenza della ricerca scientifica, non ci sarebbe ricerca scientifica senza la visione dei nostri giovani e l'energia che hanno i nostri giovani. Oggi non è soltanto una giornata di festa, ma serve anche a ricordare che noi abbiamo bisogno di investire in ricerca e soprattutto abbiamo bisogno di questa capacità che hanno i nostri giovani di mettere in discussione le tante verità acquisite. 55 studenti con i loro insegnanti provenienti da diverse parti d'Italia hanno raggiunto il capoluogo umbro per la finale delle Olimpiadi. È un'occasione in cui si fa della formazione e allo stesso tempo si fa anche poi una competizione, quindi in qualche modo ci sono due aspetti. Secondo noi ovviamente l'aspetto veramente importante è quello della formazione, cioè i ragazzi tentano, si mettono a fare qualcosa che va oltre quello che è l'obbligo scolastico. Formazione che ha riguardato anche i docenti impegnati in un evento formativo al Planetario Danti di Perugia su metodi innovativi per la didattica STEM collegata ai temi delle scienze e delle tecnologie dello spazio, condotto dalla professoressa Anna Brancaccio del Ministero dell'Istruzione. Lo scopo è quello, uno, di motivarli ancora di più a far partecipare maggior numero di ragazzi a queste Olimpiadi e anche a diffondere l'idea, no, presso i loro colleghi e le scuole limitrofe, ma anche dargli degli strumenti per migliorare la preparazione degli studenti stessi. L'Istituto Volta già dal 2019 ha avviato un percorso per potenziare l'offerta del Planetario Danti alla città, al territorio, a partire dagli studenti della Scuola Volta, ma aperta a tutti gli studenti del territorio. In questo percorso le Olimpiadi di Astronomia sono una tappa importante perché sono uno strumento per motivare i giovani curiosi verso l'esplorazione dello spazio. È stata intitolata all'eurodeputato e uomo di cultura Ruggero Puletti la piazza da poco rinnovata e riqualificata nel centro storico di Perugia. La proposta è partita dalla consigliera comunale Emanuela Mori nel 2018. Sentiamo Rossana Furfaro. Una cerimonia molto partecipata, seppure bagnata dalla pioggia, quella per l'intitolazione e la fine dei lavori di riqualificazione di Piazza Ruggero Puletti, di fronte all'Università per Stranieri di Perugia, dedicata appunto alla memoria del politico e professore di origini umbertinesi, vissuto tra il 1924 e il 2003. La proposta era partita nel 2008 dalla consigliera comunale Emanuela Mori, ma la pandemia ha rallentato l'iter. È giusto che ci sia questa intitolazione a un personaggio così importante che tanto ha dato alla città di Perugia. È stato professore dell'Università per Stranieri, nella quale, appunto, di fronte alla quale sorge questa piazzetta che porta il suo nome. È stato direttore dell'Avanti, un eurodeputato, un uomo impegnato in politica, diciamo alla fine della sua attività, ma comunque un uomo di grande cultura e di studio. È stato presidente del Vittoriale degli Italiani,
quindi ecco, un uomo che ha scritto tantissimi libri e che quindi Perugia si fregia di averlo tra i suoi cittadini. E oggi viene restituita alla città anche la piazzetta, quindi Ruggero Puletti, completamente rinnovata e restaurata, che rappresenterà un luogo nuovo di socialità per i cittadini, per gli studenti dell'Università per Stranieri, per chi usufruirà del vicino campetto di pallacanestro. Ringrazio la Commissione Toponastica e la consigliera Mori per essersi fatti promotori di questa iniziativa. Questa piazza bellissima, torna a essere fruibile in maniera libera dalle famiglie pedoni, quindi non più assediata dalle macchine, e che porta anche avanti quello che è stato il processo di rivalorizzazione di un'area, che è quella antistante Palazzo Gallenga, la nostra Università per Stranieri, che era veramente così bisognosa di attenzioni, con l'auspicio che davvero in tanti possano, con tante iniziative culturali, sociali, associative, riappropriarsi di questo luogo. La scuola primaria 4 novembre di Marciano è tra i vincitori del concorso nazionale scrittori di classe promosso da Conad, un'iniziativa che stimola gli studenti alla scrittura e alla lettura. La quinta A della scuola primaria 4 novembre di Marciano è stata una dei 12 vincitori a livello nazionale del concorso scrittori di classe promosso da Conad, che ha coinvolto in questa edizione oltre 27.000 classi di scuole primarie e secondarie di primo grado in tutta Italia. L'entusiasmo che oggi in qualche modo interessa tutta la scuola è veramente molto molto grande, è un premio sicuramente meritato che si aggiunge a tante altre iniziative, a tanti altri successi che la scuola ha ricevuto nel corso del tempo. In particolare questo premio ci rende orgogliosi perché riguarda il libro, riguarda l'esperienza della lettura e della scrittura, che in una scuola primaria è fondamentale come nell'esperienza scolastica in generale. Siamo stati anche ripagati dal lavoro che abbiamo fatto, che è stato assolutamente un lavoro di squadra fatto dalla classe in modo molto coeso, molto partecipato. Tema di quest'anno è stato la magia del fantasy, storie di amicizia, lealtà e coraggio. I racconti vincitori sono confluiti nell'omonimo volume edito dalla casa editrice Salani e disponibile nei punti vendita Conad aderenti all'iniziativa. Il mondo del fantasy è particolarmente vicino a questa fascia di età, anche ad adulti. Loro conoscono tutti, sono affascinati dal mondo del fantasy, quindi si sono anche divertiti a immaginarsi nel fantasy. Una bellissima iniziativa, un grande momento di festa e di grande soddisfazione oggi per la scuola, e quindi un grandissimo complimento, una grandissima soddisfazione anche da parte mia e dalla parte dell'amministrazione verso la scuola, ma soprattutto verso i piccoli scrittori di classe. L'iniziativa Scrittori di classe, giunta all'ottava edizione, sta registrando numeri sempre più importanti e un grande successo tra i giovani e le scuole. Sono stati coinvolti oltre 3 milioni e mezzo di studenti, 170.000 classi, e nei nostri punti vendita sono stati distribuiti gratuitamente dai nostri soci oltre 20 milioni di libri. Conad ha donato alle istituzioni scolastiche oltre 31 milioni di euro per l'acquisto di materiali e strumenti didattici. Chiaramente capite che questi numeri sono numeri estremamente importanti. Rende orgoglioso tutto il mondo Conad. Riflettere di sicurezza sul posto di lavoro, questo è l'obiettivo dell'incontro promosso da Confimi Industria Umbria in occasione della Giornata Mondiale per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro. Il resoconto è di Nicola Torrini. In occasione della Giornata Mondiale per la Salute e Sicurezza sul Lavoro, l'associazione di categoria Confimi Industria Umbria ha riunito intorno allo stesso tavolo imprenditori, sindacati, professionisti e istituzioni preposte al controllo per dibattere e riflettere appunto in merito alla sicurezza sul posto di lavoro.
In particolare, durante il convegno organizzato al Centro Congressi Quattro Torri di Perugia, l'attenzione si è focalizzata sulle nuove disposizioni in merito introdotte dalla legge 215 del 2021. Confindustria Umbria è molto attenta ad alcune tematiche quali la cultura del lavoro, la formazione, la riqualificazione del personale, ma soprattutto la sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro. Per questo Confindustria Umbria non entra mai nel merito delle scelte imprenditoriali, ma intende accompagnare e rendere responsabili gli imprenditori nelle principali materie, una di queste è la sicurezza. L'evento di oggi è un evento che si colloca in un importante progetto comunicativo e di formazione volto proprio a, speriamo, zero infortuni e zero morti bianche sul lavoro. In merito alla nuova normativa nazionale, questa prevede il rafforzamento della vigilanza sull'applicazione della legislazione tramite l'attività dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Prevista inoltre la modifica della disciplina della sospensione dell'attività, l'ampliamento degli obblighi posti a carico della figura del preposto, l'istituto della formazione con l'introduzione, fra le altre cose, dell'obbligo formativo anche a carico del datore di lavoro. Le sinergie finalizzate ad aumentare i livelli di sicurezza sono sempre e comunque benvenute in tutte le forme di collaborazione con la rappresentanza dei lavoratori, con i sindacati, con le associazioni di imprenditori. Non è solo il controllo che fa la sicurezza, non è solo il dispositivo, è un sistema che deve funzionare e andare verso la massima diffusione della cultura della sicurezza come elemento quotidiano di riscontro di ogni giorno. Gli infortuni sono aumentati anche i casi mortali e pertanto l'attenzione non può che essere alta, è importante che tutte le iniziative possibili vengano messe in atto per prevenire e per migliorare le condizioni di sicurezza nel lavoro. Per quanto riguarda la giornata, si celebra anche questa nuova normativa che accresce le attenzioni sulle tutele nei confronti dei lavoratori e eleva anche il livello di responsabilità delle figure che sono impegnate nella gestione della sicurezza, in particolare dei datori di lavoro e della nuova figura del preposto. Anche in Umbria è stato celebrato il Lions Day con lo scopo di far conoscere questa importante realtà internazionale e la sua attività di servizio per la comunità. Vediamo le immagini nel contributo. È stato celebrato anche in Umbria con un evento nel centro storico di Perugia, il Lions Day. A organizzare l'iniziativa sono stati Club Umbria aderenti al distretto 108L per far conoscere alla comunità regionale le finalità dell'organizzazione di assistenza del Lions Club International, ma anche per sensibilizzare rispetto alle attività e ai progetti portati avanti sui territori. Gli uomini e le donne Lions sono persone di buona reputazione, che con la loro professionalità e il loro prestigio personale si mettono a disposizione per aiutare la comunità. Lo fanno anche materialmente, lo fanno aiutando i bisognosi, lo fanno cercando di ascoltare le esigenze della comunità, ma anche di portare la voce di chi non è ascoltato a quelli che la devono ascoltare. È un grande impegno che noi facciamo donando non solo qualcosa di personale, quindi non solo mettendo le mani nel portafoglio, ma anche donando proprio noi stessi. La giornata, introdotta da Lanfranco Bricca del Comitato Umbro per il Lions Day, ha ospitato la premiazione dei partecipanti umbri al concorso Un Poster per la Pace, rivolto ai giovani tra gli 11 e i 13 anni. Quest'anno abbiamo avuto un grandissimo successo come quantità di lavori, più di 200 disegni, e ha avuto un grande successo anche perché hanno partecipato ovviamente tantissimi club che prima erano un po' scettici, ma dopo la vittoria dell'anno scorso a livello, diciamo, universale, perché allora prendere un premio non è semplice, hanno partecipato a tantissimi club del nostro distretto. Ancora i giovani protagonisti, perché sono stati illustrati i programmi di campi e scambi culturali rivolti ai ragazzi tra i 16 e i 22 anni che hanno l'obiettivo di favorire la comprensione internazionale. Una giornata che a noi serve per aprirci alle nostre comunità, per aprirci in maniera tutti insieme, per far vedere che siamo qualcosa di grande che c'è in tutto quanto il mondo. Ed è la maniera per dire noi ci siamo riusciti a fare questo, dateci una mano, aiutateci a fare ancora di più.
A raccontare la realtà dei Lions Umbri, Rolando Pannacci, presidente della nona circoscrizione che raggruppa 18 club della provincia di Perugia. I club sono ben radicati sul territorio, servono la popolazione laddove c'è il bisogno, in tutti gli ambiti che i Lions con la loro azione cercano di coprire in maniera meravigliosa. Lo sviluppo sostenibile con la presentazione dei progetti Life Clivut e salvaguardia delle api di razza italiana e la valorizzazione del patrimonio artistico sono stati alcuni dei temi trattati nel corso della giornata. Nella sala del dottorato del chiostro della Cattedrale di San Lorenzo è stata allestita una mostra di opere d'arte recentemente restaurate dai Club Lions Umbri. Riscoprire e valorizzare le opere d'arte significa anche valorizzare la propria identità del popolo dell'Umbria e attraverso le sue opere d'arte. Bellezza e benessere, in una parola, beauty. A Perugia, in via Sette Valli 320, il centro di bellezza di Claudio Barcaccia è pronto a prendersi cura di te. Affidati ai suoi specialisti per trattamenti all'avanguardia, mirati e personalizzati. Estetica viso e corpo, capelli, nails e abbronzatura per una bellezza a 360 gradi. Beauty, un universo di bellezza. Desideri un ambiente caldo ed accogliente? Solo Pellet ha la soluzione giusta per te e la tua stufa. Con un'esperienza pluriennale nel settore delle energie rinnovabili, Solo Pellet è a Bastia Umbra e del Radicorciano. Da noi trovi pellet da riscaldamento delle migliori qualità, un team di esperti in grado di consigliare il prodotto più adatto alle tue esigenze e un completo ed efficiente servizio di assistenza. Solo Pellet. Riscaldiamo il tuo inverno. Romeo Auto è la nuova ed unica concessionaria ufficiale Kia per la provincia di Perugia. Novità 2022, il nuovo Kia Sportage. Rinnovato in tutto. Dalle motorizzazioni al design, dal profilo atletico ed elegante, fino agli interni con finiture di pregio. Kia. Movement that inspires. Città della Domenica. Il primo Family Park d'Italia è a Perugia e ti aspetta per vivere emozioni senza tempo. Esci di casa, entra nel divertimento con Città della Domenica. È stato presentato a Perugia l'accordo tra GEPAFIN e la Fondazione Umbra per la prevenzione dell'usura. Sentiamo cosa prevede nel servizio. Facilitare la concessione del credito a chi è in difficoltà economica, garantendo così una maggiore possibilità di intervento della Fondazione Umbria contro l'usura e cercando così di bloccare sul nascere questo preoccupante, sempre presente fenomeno criminale. Sono queste le finalità del protocollo d'intesa tra la fondazione stessa e la finanziaria regionale Umbra GEPAFIN, siglato a Palazzo Donini alla presenza della presidente della regione Umbria Donatella Tesei. Avevamo iniziato anche un percorso per sostenere le famiglie per il caro bollette, questo è un percorso ancora più articolato e che consente anche alle imprese la possibilità, insomma, di accedere a degli aiuti attraverso la nostra GEPAFIN, che funge anche da garanzia anche per quelle situazioni, per quelle imprese che non possono accedere direttamente al credito bancario. Alle persone che si trovano a rischio di usura diamo garanzie presso le banche, perché le banche diano loro dei mutui per ripianare la loro situazione nei limiti di quelle che sono le nostre possibilità.
Questa garanzia che noi diamo è una garanzia essenzialmente solo con fideiussioni, sicure, garantite, ma non molto apprezzate per vari motivi normativi e di accordi internazionali dalle banche. L'intermediazione di GEPAFIN, che garantisce noi, consente di sbloccare questa situazione. Questo protocollo consente da una parte di dare voce alle procedure chiamate da salva suicidi, quelle della legge 3 del 2012, no? Che consentono alle persone di esdebitarsi utilizzando una procedura, e allo stesso tempo anche l'accesso al credito a chi è protestato, cosa che oggi invece non è possibile andando in banca o tramite i normali, diciamo, canali. Quindi una risposta aggiuntiva alle classi di disagiate utilizzando le strumentazioni e la normativa messa a disposizione. Per la rubrica Focus Aziende andiamo a conoscere Becchetti S.P.A. che per festeggiare i suoi 60 anni di attività propone sconti e promozioni per i clienti. Un anno da ricordare, il 2022, per Becchetti S.P.A. che raggiunge i 60 anni di attività. L'azienda fondata da William Becchetti, divenuta punto di riferimento per la rivendita di materiale idrotermosanitario e finiture di arredo per la casa, ha deciso di festeggiare con i propri clienti questo importante traguardo attraverso promozioni e sconti nei suoi showroom di Perugia, Balanzano e Foligno. Io dico sempre come avere uno zaino che piano piano si riempie, e questo zaino è l'esperienza. Perciò da noi sicuramente si trovano risposte alle varie problematiche, perché questo zaino è abbastanza pieno, 60 anni di attività. Quindi qualora ci sia una problematica anche tecnica, noi sappiamo come poterla risolvere. Ed inoltre abbiamo sempre puntato sulla qualità, quindi sulla qualità del prodotto, sul fatto che sia un prodotto che garantisce anche dei pezzi di ricambio a distanza di tempo, piuttosto degli effetti estetici gradevoli, belli. Comunque, ecco, una casa non si fa tutti i giorni, quindi tanto vale farla per bene. Dall'arredo bagno alle docce, pavimenti e rivestimenti, anche per piscine, passando per sanitari, porte ed infissi, fino ad arrivare al condizionamento e al riscaldamento, Becchetti proporrà per un lungo periodo offerte su tutta la gamma di prodotti. Un vantaggio in più, oltre agli incentivi già esistenti, per chi vuole ristrutturare e arredare casa con elementi di qualità. Ci sembrava un momento opportuno, soprattutto alla fine di questo periodo che abbiamo attraversato tutti, no? Questa pandemia che ci ha lasciato spesso dentro casa, dove la casa comunque l'abbiamo tutti rivalutata per le sue parti, i suoi contenuti. Quindi abbiamo pensato di poter offrire ai nostri clienti delle opportunità, le opportunità di scelta, le opportunità di acquisto, grazie soprattutto alla collaborazione decennale che noi abbiamo con i nostri fornitori partner. Per questo, fino al 30 giugno, Becchetti propone sconti fino al 60%. Questa festa che vogliamo fare in questo anno 2022 vuole offrire soprattutto questo ai nostri clienti, cioè ottimi prodotti a un prezzo comunque accessibile. Vediamo ora l'anteprima in Umbria della nuova Jeep Grand Cherokee 4 Perea alla Central Car di Perugia, un evento esclusivo per i clienti della concessionaria, una delle poche tappe in Italia. Sentiamo com'è andata con Nicola Torrini. Serata speciale per i clienti della concessionaria Central Car che nello showroom di Perugia in via Dottori hanno avuto l'opportunità di ammirare in anteprima esclusiva regionale la nuova Jeep Grand Cherokee 4 Perea. Un modello che, come indica la sigla 4 Perea, appunto, guarda anche alla sostenibilità ambientale grazie alla sua tecnologia ibrida plug-in.
L'elegante evento, tappa di un tour nazionale riservato solo a pochi concessionarie Jeep, anticipa di alcuni mesi il lancio ufficiale sul mercato italiano della nuova ammiraglia del brand italo-americano. Tra musica e aperitivi, il presidente di Central Car Ettore Pedini e il vicepresidente Luca Baroni hanno così mostrato al loro privilegiato pubblico l'ultima versione di un'auto che è un'icona stessa del marchio Jeep, svelandone ogni curiosità. In campo di auto di questo genere ciò che conta è che siano emozionali, e la Jeep lo è sempre stato, perché è una Jeep. La Jeep, prima di vederla, è già emozionale quando si nomina il brand. E dopo essere emozionale deve essere tecnologico, naturalmente. Le nostre macchine hanno tutto, insieme al fatto che in condizioni difficili, in condizioni meteorologiche particolari, neve, ghiaccio, fango, sabbia, per Grand Cherokee tutto è uguale, tanto per essere chiari. Per noi da 40 anni concessionari di questo brand è un orgoglio continuare a rappresentarlo, è un orgoglio continuare a parlarne, è un piacere essere presenti a questo tipo di innovazioni che si conseguono. Grazie a queste sue caratteristiche e innovazioni, l'arrivo sul mercato italiano di Grand Cherokee 4xe segna un importante passo in avanti nella strategia di elettrificazione dell'intera gamma Jeep. Ha fatto la storia di questo marchio Grand Cherokee, tant'è che è giunta alla quinta generazione. È una macchina tecnologicamente, come tutte le Jeep, molto avanzata, è elettrificata, può anche camminare in modo completamente elettrificato, 380 cavalli, 4 ruote motrici, naturalmente la prerogativa di Jeep. Anche questa, come tutti gli altri Grand Cherokee, tant'è che Grand Cherokee è il SUV più premiato di sempre, va sottolineato, e ogni volta che esce una nuova generazione segna per tutti i competitor un livello poi che devono raggiungere, e anche questa volta è un prodotto veramente valido. Entriamo ora nello studio dentistico Galletti, dove l'implantologo ed esperto in estetica dentale Guido Galletti ci ha parlato di ortodonzia. Ricerca scientifica e costante aggiornamento sono i pilastri che guidano l'attività dello studio dentistico Galletti, con sedi a Perugia e Bastia Umbra, dal 1980 impegnato a garantire la salute orale e il benessere dei propri pazienti. Lo studio nasce con mio padre e esiste da 40 anni ormai, e nel corso del tempo ha visto ingrandirsi, crescere e aumentare nel numero anche di esperti che lavorano al proprio interno, andando a coprire a 360 gradi quella che è la cura dentale del paziente. Siamo esperti in quelle che sono le grandi riabilitazioni, quindi tutto quello che è l'approccio chirurgico e protesico per la riabilitazione orale del paziente. Lo studio Galletti utilizza attrezzature e tecnologie all'avanguardia in campo operativo e radiologico, e tra le diverse terapie che si eseguono vi è l'ortodonzia, che può essere svolta sia in età infantile che adulta per il posizionamento corretto dei denti all'interno delle arcate dentarie. Lo sviluppo in campo tecnologico ci ha aiutato anche nell'ortodonzia, andando a creare un sistema di allineatori trasparenti che ha permesso di ovviare a quello che è il vecchio ricordo dell'apparecchio dentale. Questo ha portato a numerosi vantaggi, soprattutto di natura estetica, che ha permesso di affrontare la terapia ortodontica anche in età adulta, perché il paziente non sarà più bloccato da quello che è l'impatto sociale e relazionale di una terapia ortodontica, e può affrontarlo in totale serenità. Ed ecco come si procede. Le impronte del paziente vengono acquisite ed elaborate attraverso un software che, attraverso un rendering tridimensionale di quelli che saranno gli spostamenti dentali necessari sotto la nostra guida, realizzeranno delle mascherine trasparenti che il paziente sequenzialmente porterà fino ad ottenere lo spostamento dentale richiesto.
Il beneficio fondamentale, soprattutto per il paziente, è che tramite questo software al paziente possiamo far vedere quello che sarà il risultato finale prima di iniziare. Quindi vedremo questa simulazione del sorriso ottenuto. La terapia è molto semplice. Controlli ogni 2 settimane circa presso lo studio in cui vengono sostituite le mascherine sequenziali. L'impatto per il paziente in termini di tempi e insulto biologico ovviamente sono ridotti al minimo, perché, come dicevo, l'odontoiatria si vuole muovere verso un concetto di mini invasività. E con questo è tutto. Prima di salutarvi vi ricordo che i servizi andati in onda si possono rivedere su YouTube e vi invito a seguire le attività della nostra agenzia sui social, Facebook, Twitter e Instagram e sul sito www.avinews.it. Da Carla Dame e dalla redazione un buon proseguimento di programmazione.